No, sì, scusa Monica, c'era prima Corriere della Sera e poi dopo Salve. Signore Sofri. Salve. Eccomi qua, salve. Allora, una partita, al di là del risultato che ovviamente è importante per il Napoli, con tante fasi, no? Una fase di grande sofferenza, di spazi tra le linee, poi il gol e la reazione immediata, anche un po' disordinata se vogliamo questa reazione. Poi il rischio addirittura di poterla vincere questa partita. Un puzzle. La sua sintesi e Ma la sì. soprattutto su cosa principalmente bisogna lavorare. No, tu hai detto precisamente quello che io penso, perché io ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta, perché loro giocano con un trequartista, lo cercano tantissimo, per cui volevo una squadra stretta e corta. La prima mezz'ora non l'abbiamo fatto. Abbiamo subito dei cambi campo che sappiamo che loro fanno se non mettiamo pressione davanti, perché non abbiamo messo pressione. Chiaramente siamo andati in difficoltà con una squadra che ci lavori da 2 giorni e basta. Però io sono molto contento perché sta squadra ha dimostrato che non vuole mollare, che ha voglia di mettersi a posto, di uscire da questo momento difficile. È chiaro che potevamo perderla, però l'abbiamo pareggiata. E alla fine pensavo anche che potevamo vincerla, però sono soddisfatto, sono soddisfatto. Nome, cognome, testata. Sì, hola, Xavi Lemus de TV3. Sí, le quería preguntar si el resultado del empate hace que de cara al partido de vuelta, de alguna manera, el Barça lo afronte con un rol un poco más de favorito que el Nápoles, teniendo en cuenta esta circunstancia, o el hecho de que ahora los goles fuera de casa no tengan un valor doble hace que piense que la eliminatoria continúa igualada. Gracias. Ma è chiaro che giocare a Barcellona è difficile per tutti. Questo pareggio ci tiene in corsa. Noi vogliamo passare il turno perché il Napoli deve aspirare a passare il turno. Chiaro che Barcellona avrà le nostre stesse intenzioni, per cui sarà una partita difficile per noi, ma noi vogliamo assolutamente migliorare quello che abbiamo fatto stasera, perché ci sarà qualche settimana ancora e possiamo lavorare un pochino di più. Buonasera. Mario Fabrione di Leggo, buonasera. Volevo sapere, in 20 giorni, quanti ne mancano più o meno al ritorno, cosa ritiene di poter fare? Cioè, qual è il tipo di lavoro che in 20 giorni è possibile sviluppare in una squadra che sa come si gioca il 4-3-3 e che ha anche esperienze internazionali? Il Napoli non è mai uscito dalle coppe europee negli ultimi, quasi negli ultimi 20 anni. 14 anni. Esatto. No, ma è chiaro che questa squadra in questi mesi ha cambiato spesso modulo, magari perdendo delle certezze. Ora siamo tornati a fare 4-3-3. Ogni allenatore ha le sue idee. Io voglio molto ordine in campo. C'è poco tempo, però lo sapevamo, io lo sapevo, però penso che possiamo migliorare, non so quanto, perché dipende anche da altre cose, però sicuramente possiamo migliorare. Buonasera mister, sono qua. Complimenti per la prestazione. Le volevo chiedere di Raspadori. Lo ha schierato esterno destro nel 4-3-3, nonostante chiaramente la presenza di Osimhen, e quello è il ruolo che lei vede per il ragazzo, anche diciamo in un'ottica futura, o se magari per esempio anche come centrocampista in questo 4-3-3 nuovo potrebbe ritagliarsi un po' di spazio. Grazie. Ma Raspadori è un giocatore di grandissima intelligenza e di disponibilità. Ha le qualità per giocare in tanti ruoli, può fare trequartista, può fare attaccante centrale, tirandosi fuori, può fare attaccante esterno sia a destra che a sinistra. Ho parlato con lui, gli ho detto dove lo volevo mettere, lui è stato disponibile, mi è piaciuto.
come ha fatto. Onestamente non so se può essere utilizzato come centro, come mezzala. Io ho una mezza idea, mi è balenata, però vediamo. Ora lo voglio sfruttare davanti, perché in questo momento segniamo anche poco, da un po' di tempo segniamo poco. Ultima. Salve mister. Salve. Volevo chiederle, dal punto di vista della brillantezza, forse della difficoltà di alzare il ritmo, come ha visto la squadra fisicamente, atleticamente? E poi avevo la curiosità di capire, lei come gestirà i casi come Kvara, che anche giustamente in una gara di Champions esce, sai, un po' con la testa bassa, diciamo così. Grazie. Ma parto dall'ultima perché la domanda è abbastanza lunga e sono anziano. Allora, assolutamente, Kvara è stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica, ma è normale che un calciatore possa avere una serata storta. Kvara si metterà sotto, lavorerà, non mi è dispiaciuto tatticamente, chiaro gli è mancato, diciamo, il guizzo nel saltare l'uomo, però non ha fatto malissimo tatticamente. Sono abbastanza soddisfatto sotto quell'aspetto. Bene, la brillantezza aveva chiesto. Allora, no, la squadra, il problema è più mentale che fisico, perché la reazione che abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti dice che fisicamente stiamo abbastanza bene. Questo, il fatto di aver lottato fino al 95esimo, di in qualche senso aver provato anche a vincere la partita, questo mi soddisfa, perché la squadra ha ritrovato uno spirito vincente, e questo è una buona cosa per il futuro. Grazie e buonanotte. Buonanotte.